Sono passati quasi 6 anni da quando scrissi l'articolo Hikikomori e dipendenza da internet, non confondiamoli, nel quale argomentavo di come le due problematiche fossero distinte mentre i media e il senso comune facessero di tutto per assimilarle. Oggi posso dire che il lavoro di sensibilizzazione sta dando i suoi frutti, anche se ancora in tanti cadono in questo banale quanto pericoloso equivoco. Un semplice dato oggettivo prova, senza troppi dubbi, come l'hikikomori non sia causato direttamente dalle nuove tecnologie. La maggior parte degli studi, infatti, fa risalire il fenomeno degli hikikomori all'inizio degli anni Ottanta, periodo nel quale i computer, internet, i social network, gli smartphone ancora non facevano parte in modo capillare della nostra vita o nemmeno esistevano. Eppure gli isolati sociali erano già decine di migliaia, tanto che alcune fonti fanno risalire l'inizio del fenomeno già agli anni 60. Al di là di questo, basterebbe fermarsi a parlare pochi minuti con un soggetto in isolamento sociale per capire quanto il suo disagio abbia davvero poco a che fare con le nuove tecnologie e abbia invece forti radici relazionali, adattive, sociali, esistenziali, mentre l'eventuale abuso di internet, dei videogiochi, delle serie TV rappresenta spesso una conseguenza del suo isolamento e non la causa diretta. Attenzione, con questo non voglio negare l'esistenza della dipendenza da internet. Sto solo cercando di dire che le due problematiche sono differenti e che l'hikikomori non è la dipendenza da internet. Detto ciò, le connessioni esistono e adesso proverò a scavare più nel dettaglio di quali possono essere i legami esistenti tra queste due problematiche. Nel mio libro spiego come le nuove tecnologie, nonostante non sembrino essere tra le cause scatenanti del fenomeno, possono aver contribuito ad una più rapida diffusione dello stesso. Perché? Perché colui che nell'era pre-digitale sperimentava questa pulsione all'isolamento sociale tipica dell'hikikomori e voleva ridurla, sapeva che la scelta dell'isolamento sarebbe stata pressoché totale e che questa strada gli avrebbe precluso quasi totalmente il contatto col mondo esterno. Nell'era digitale invece questo è cambiato enormemente perché l'isolamento fisico invece non preclude tutta una serie di contatti, di intrattenimento, di connessioni con la società che possono avvenire tramite internet anche a livello relazionale. Relazioni sociali indirette, ovvero digitalmente mediate, che ancora oggi vengono spesso volgarmente ed impropriamente definite relazioni virtuali. Ne ho parlato in un altro mio video, andatelo a vedere, ve lo lascio in descrizione. Capite bene dunque come oggi la scelta del ritiro sia decisamente meno drastica e alienante rispetto a quanto accadeva nell'era pre-digitale. E dunque più accessibile e attraente per chi cerca riparo dalle pressioni del contesto sociale. Molti dei nostri istinti innati non vengono dunque soppressi tramite l'isolamento, ma trovano sfogo nel web. Chat e social network compensano in parte il nostro bisogno di relazioni, i videogiochi online quello della competizione, del confronto, mentre le infinite fonti di informazione che si possono trovare online vanno a colmare quello che è il vuoto educativo e informativo lasciato dalla scuola. Le nuove tecnologie assumono dunque un ruolo fondamentale nella vita del soggetto isolato e privarlo repentinamente di tali strumenti, senza intervenire contestualmente anche sul piano psicosociale, in particolare quello familiare, può avere degli esiti negativi devastanti. Tuttavia, allo stesso tempo, è innegabile come il grandissimo numero di ore che la maggior parte dei soggetti isolati trascorre connesso alla rete, li esponga a tutta una serie di pericoli, di cui la dipendenza è forse quello che dovrebbe destare minor preoccupazione. Facciamo alcuni esempi. Il web rende il passaggio del ritiro più morbido rispetto a quello che sarebbe in sua assenza, restituendo dunque una minore sensazione di pericolo al soggetto e talvolta creandogli l'illusione di aver trovato una soluzione definitiva e sostenibile sul lungo termine, aumentando il rischio di cronicizzazione. La grande varietà di intrattenimento offerta dalla rete e dal comparto videoludico in generale aiuta a ridurre la rimuginazione dei pensieri negativi e quindi potrebbe avere un effetto analgesico sulla vita dell'isolato, data l'enorme sofferenza e umiliazione e frustrazione che deriva dal proprio stato. Ma allo stesso tempo ostacola e riduce l'elaborazione della propria sofferenza perché favorisce la negazione del problema piuttosto che il suo contrasto. In generale, la condizione di grande fragilità psicoemotiva che spesso caratterizza l'isolamento sociale aumenta esponenzialmente tutti i rischi connessi all'utilizzo del web, rischi a cui tutti noi siamo esposti, ma appunto un soggetto in questa condizione potrebbe avere ancora più predisposizione nel cadervi vittima.
per esempio dall'abuso della pornografia, e anche di questo ne ho parlato in un mio video, alla depressione che suscita l'utilizzo dei social network, fino alla radicalizzazione del pensiero che può essere stimolata da gruppi di aggregazione spontanea che possono avere delle influenze profondamente negative. Vedi ad esempio il fenomeno degli incel. Stiamo vivendo un passaggio evolutivo che verrà ricordato come uno dei più delicati della storia dell'uomo, quello della transizione dall'era pre-digitale all'era digitale. È inevitabile che le generazioni che si trovino a cavallo di questo periodo storico siano soggette a tutta una serie di trasformazioni sociali, culturali, biologiche, che provocano disagi adattivi più o meno profondi. Purtroppo oggi si tende ancora a demonizzare molto le nuove tecnologie. I media cavalcano questa tendenza con una grande insistenza, poiché è semplice, immediata e apparentemente logica. Quante volte sul treno o in altri luoghi pubblici, luoghi in passato di aggregazione sociale, oggi vediamo persone chine sullo smartphone che nemmeno si rivolgono lo sguardo. Il primo pensiero che ci verrebbe da fare è: vedi, gli smartphone ci rendono più distanti. Eppure la questione non è così semplice. Immaginate per esempio la stessa scena dove le persone non hanno in mano lo smartphone. Siamo sicuri che parlerebbero tra di loro? Le interazioni sociali e umane stanno cambiando, al di là dell'impatto delle nuove tecnologie. Nei prossimi anni assisteremo alla nascita di numerose comunità adibite al recupero dalla dipendenza da internet, situate in mezzo alla natura, in luoghi periferici e depurate da qualsiasi tecnologia digitale. Luoghi utili come spazio di transizione, quando ci troviamo a curare per esempio una dipendenza estrema. Ma l'obiettivo sul lungo periodo non può essere semplicemente quello di rimuovere il digitale dalla nostra vita, come fosse per esempio una sostanza stupefacente. Ma dobbiamo imparare a padroneggiare tale universo, riducendo al minimo i suoi impatti negativi e valorizzando quelli positivi. La separazione tra il mondo non digitale, ancora oggi definito impropriamente reale, e quello invece digitale, tristemente definito virtuale, che oggi tendiamo a vivere con una separazione netta e precisa, in futuro sarà sempre più sfumata, tanto che sarà difficile capire quando saremo connessi e quando invece saremo sconnessi. Smettiamo di demonizzare le nuove tecnologie, di scagliarci contro di loro come se fossero il male supremo, ma capiamo che sono degli strumenti che possono essere utilizzati positivamente o negativamente e che l'obiettivo non è quello di capire come rimuoverli dalla nostra vita, ma semplicemente educarci ed educare ad utilizzarli in modo appunto da massimizzare i loro effetti positivi e invece minimizzare quelli negativi.